Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Ciao a tutti e bentornati. Allora, quest'oggi parliamo di un filato brioso, effervescente e animato da particolari dettagli, ma allo stesso tempo anche delicato, sofisticato e ricercato. Quest'oggi parliamo del gazzosa. Lo vediamo? Vediamolo. Vediamo. Eccolo qui, il nostro gazzosa, questo gomitolo da 50 grammi per circa 120 metri, composto per il 37% cotone, 38% poliestere e 25% poliammide. Un bellissimo gomitolo per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 4-5 oppure dei ferri 3,5-4,5. Una morbidezza e una brillantezza delle fibre che potete vedere proprio qui, perfettamente lavorata con la morbidezza del cotone, che si presenta proprio così, in grumi di un colore neutro. Eccoli qui, cerchiamo di farli vedere un po' nel dettaglio, eccoli, e si fondono perfettamente con questa parte in poliammide. Allora, veniamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente lavaggio ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, non è possibile candeggiarlo, è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetracloretilene, e poi è possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 150 gradi. Questo che vedete qui è il colore Tiffany, sviluppato qui in un lavoro a pannello a maglia rasata largo circa 40 cm. Passiamo adesso a vedere anche quelle che sono le altre colorazioni. Allora, questa invece è la variante glicine. Eccola qui, messa ovviamente in risalto proprio da questi grumetti. Questa invece è la variante panna. Eccola qui. Poi abbiamo il lilla. Eccolo. Poi proseguiamo con il blu, eccolo qui, potete vedere bene anche il campione realizzato. Andiamo avanti con il bianco e qui potete vedere, insomma, la differenza è un po' sottile ma comunque visibile. Andiamo avanti con il giallo, questo è un bellissimo e coloratissimo giallo. Questa invece è la variante nera, eccola qui, nel dettaglio. Questa invece è il cipria, eccolo qui. E questo invece, per concludere, è il perla, eccolo qui, il campione realizzato. Davvero bellissimo questo gazzosa. Certo, grazie a questa presentazione e soprattutto ai campioni possiamo vedere nel dettaglio questo meraviglioso gazzosa. Beh sì, in effetti la particolarità sta proprio in questi grumi di cotone che creano un po' quell'effetto lollipop. Esatto. E direi che per dei capi estivi o comunque molto freschi sono l'ideale proprio per esaltare all'occhio. Infatti immaginiamo ad esempio una stola su di un outfit completamente in tinta unita. Certo. Senza dubbio gli dà un po' più quel tocco brioso, più sbarazzino. Però mantenendo comunque una certa delicatezza. Eleganza. Certo, sì, vero. Sì. Poi dei colori stupendi. Bellissimi, cioè, nel senso, c'è raffinati. C'è l'imbarazzo della scelta. Vero. Ne abbiamo per tutti i gusti. Esatto, sì, potete scegliere. Poi comunque è vero che è in cotone e che può essere utilizzato nelle stagioni più calde, ma volendo. Però anche tutto l'anno. Perché certo. No, dipende dall'uso che ne fate, quindi mi raccomando, fatene buon uso. Esatto. Ok, allora iscrivetevi al canale. Esatto, attivate la campanella. Sì. E noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao, ciao a tutti.